Pronto? Sì, sono Super Maschio! Tu sei una donna? Sì. Ah sì, io sono il vendicatore dell'onore maschile contro voi donne che ci castrate, ci frustrate tutti i giorni. E allora, maschio, sarai vendicato! Cosa hai da dire tu, donna, in difesa del tuo sesso? Ah, il vendicatore maschile. Ah, è un uomo, finalmente! Tu sei uno di noi! Sono Super Maschio, il vendicatore dell'onore maschile contro le donne che ci stanno castrando, e domani è la loro festa! Dobbiamo fare qualcosa! Uniamoci! Sì, intanto vado a prendermi il culo. Ma come? Anche tu? Sei una donna! No, io sono un bel fazzone. Ma no, non può essere! Bene noi siamo all'antica, ci piace ancora la fica! No, te mi fa che lo figli bene nel culo. Ma come, ti permetti? Ma bello pigliato, ma me lo levi e me lo metti! Vediamo, l'uccello al posto del cervello! La donna è inferiore e l'uomo è superiore, ma come ti permetti di schierarti dalla parte delle nostre nemiche? Tu sei un castrato! Aspetta perché mi fai svenire, aspetta. Ma tu sei già svenuto! Donna, aiuto, la donna è pallosa, abbasso la mimosa. Cos'hai da dire tu, donna? Parla, a tua discolpa. Super Maschio! Super Maschio! Cosa sai, scusa? Super Maschio! Cosa vuol dire? Il vendicatore d'onore maschile contro le donne, voi donne, che tutti i giorni ci mettete sotto i piedi e ci tagliate l'uccello. Maschio! Ti vendicheremo! Oh, mi dici chi sei? Io sono Super Maschio! Il vendicatore dell'onore maschile! La vendetta! Maschio! Dai, una cosa. Vediamo l'uccello al posto del cervello! Rispondi, donna, se hai il coraggio! Mi dici che numero hai fatto? Ho fatto il numero di una donna e lì c'è un maschio! Traditore! Super Maschio! Mi dici che numero hai fatto? Ho fatto il tuo numero perché so che tu sei una donna! Il tuo, donna! Fatto? Non vale nemmeno la pena di ripeterlo! Super Maschio! Il vendicatore! Finalmente saremo vendicati! Eh? Rispondi! Cosa? Ma sei un altro maschio, te! Eh? Che sei, maschio o femmina? Non ci capisco più niente! Sono una bella femminuccia! Sei una femmina? Io sono una bella femminuccia. E io sono Super Maschio! Super Maschio? E se vuoi ti posso anche castigare! Vieni, ti passo Gigliola, vieni. Passa! Pronto? Pronto! Sì? Sì, allora, tutta la famiglia, quante femmine in famiglia? Siamo in 8 femmine. 8 femmine e quanti maschi? Sì. Quanti maschi? Quanti maschi? Sì! Sono 5! Sono inferiori! Sono il numero inferiore non va bene! Io adesso vi mando 10 maschi in famiglia! 10 maschi? Sì! Oh, è caduta la linea! È caduta! Bisogna richiamarli perché sono simpatici, una famiglia simpatica, anche maschi dalla parte delle femmine. Ma com'è possibile? Richiamiamo questa famiglia. È caduta inopinatamente la linea, va tutto da sé. E infatti io sto richiamando. Ecco. Pronto? Chi sono? Vai, ma scusa, ma con chi ce l'hai? Chi sono io? Super? Mi dici chi sei? Sono Super Maschio! Ma non sei altri numeri. Ho la voglia del ciuco! Ma se ti vuole del ciuco, te la prendi. Sono ciucato! Ma tu ce l'hai lungo come un ciuco. Tu ce l'hai lungo come un ciuco? Sì, vieni. Vengo? E te lo faccio vedere. No, perché io sono Super Maschio, te lo faccio sentire! Super culo rotto! Ma com'è possibile che tu dica questo? Ma alleati a noi, a noi maschi, contro le donne, contro le donne! La donna è inferiore, l'uomo è superiore! Ma come ti permetti? Sono donne! Maschio moscio! Moscio! Vieni, c'ho le palle anche dure! Ma ce l'hai dure perché non chiami da 300 anni! Pronto, ma chi sei? Super Maschio! Super Maschio? Sì. Sì! Ma te sei super cornuto, te lo dico io! Ma come ti permetti? Vengo lì e ti faccio un bel servizietto! Vediamo l'uccello al posto del... Come? A me mi sa che sembra il magnaccio! Magnaccio? Sì, magnaccio! Dove stai? Io sto qui, vicino a te! Hai capito? E arrivo in 10 minuti, sono lì! E vi metto a posto tutte! Galline!
qui vicino a noi, ha detto in 10 minuti che ne vi mi fa tutto il servizio. A tutte! A tutte! Allora butto giù, vieni! Cammine! Fatta. Super! Maschio! No. Super! Oh, maschio! Oh, siamo tutte donne, se se no, ma allora vieni e ci fai a tutto il servizio. No. E quanti anni avete? Quanti anni? Quanti anni? La più piccina quanti anni ha? Quanti anni ha la più piccola? 18. E la più grande? 30. Bene, benissimo, rientrate nello spettro, nelle possibilità di Super Maschio, il vendicatore dell'onore maschile. Se non vi trombano loro, vi trombo io! Super Maschio! Va bene, ma allora vieni. E sono già venuto, le 3 ore sto godendo. Ah, sta godendo, ti stai anche masturbando mentre stai telefonando a noi. Certamente, Super Maschio! Passami un... Che Tarzan! Vieni! Chi sei? Io sono il maschio. Tu sei un traditore! No, tu hai tradito la causa del maschio per metterti con le donne! Vergogna, domani è la festa della donna e che cosa abbiamo noi da portare? Un cazzo tagliato da parte di una donna che è diventata il simbolo di queste donne! Noi bisogna fare qualcosa, capisci? Sì. Alleati a noi e saremo i padroni del mondo e torneremo ad essere quelli che eravamo, i numeri uno, i superiori! Avremo l'harem e loro saranno solamente degli oggetti del desiderio! Super Maschio! Vieni qui, Sky, vieni qui, Sky, per favore. Sky, vieni qui. Ma chi? Sto chiamando il mio cugino. Non voglio cugini, voglio cugine. È Super Maschio anche lui. Ma che Super Maschi? Ce l'avete piccino voi, ce l'avete piccino! Piccino, piccino, ce l'avete piccino! E come ce l'hai? Io ce l'ho enorme! Io viaggio in aria e volo come un dirigibile! E invece del dirigibile è l'uccello! Super Maschio! Il vendicatore, finalmente è arrivato il vendicatore dell'odore maschile! I maschi messi sotto i piedi, castrati, frustrati dalle donne, non sono più capaci di far niente! Guardate, guardate il governo! Che cosa ha fatto? Erano quasi tutti maschi! Oh, Super! Che scemo, imbecille! Castrato! Come ti permetti, essere umano di sesso incerto? Io sono Super... Maschio! Ma te sei un toro senza palle, te lo dico io! Io sono toro seduto! Oh, come mi chiamo io? Come ti chiami tu? Donna! E no. Questo mi basta! Basta un nome solo! Femmina! 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 No, ti chiami femmina! Come ti chiami? Super! Super Maschio mi chiamo! No, ti chiami Finocchio! No! Perché te lo Finocchi fai? Sono quelli che sono lì in famiglia tua! Che no, non hanno capito che... No, saranno Finocchi! Sì! Lesbi e Finocchi lì tutti gli uomini che sono in famiglia tua! Sono loro Finocchi! Ciao! Tu per Maschio! Sempre! 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 Noi siamo all'antica! Ci piace ancora la fica! Vi diamo l'uccello al posto del cervello! La donna è inferiore e l'uomo è superiore! La donna è pallosa! Abbasso la mimosa! Ah! Sono sfogato, ragazzi! Hanno riattaccato! Io li chiamo! Ho trovato una famiglia troppo simpatica, no? Certamente! Rispondono, stando al telefono e quindi naturalmente offendono come deve essere, evidentemente deve essere così, è la regola senza la quale un soldazzo non ha più nemmeno sale, cioè, certamente, e allora ho richiamato, io ho rifatto il numero. Pronto? 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 Sì, ciao, pronto, sono super, super donna. Super femmina. Super donna. No, sono super femmina. Ah, sì. Ha mica telefonato super maschio per me? Sì. Ah, senti, guarda, non lo ascoltare quello lì, sai. Guarda, stai a sentire te, oh. Parli con una persona seria. Chi sei, una persona seria, tu? Sì, sì. A me mi ha rotto coglioni. Vai a fanculo dentro della tua razza. Ma come ti permetti di dire questo alla signora? Alla signora, se viene dentro lo faccio vedere io alla signora. Ma vedi, non c'è nemmeno il fiato per parlare. Vedi che c'è le corde vocali nelle palle? Ma vedi che c'è le corde vocali nell'utero? Io dell'utero, non so nemmeno dove è l'utero. Ma tu non sai nemmeno cos'è? Super Maschio! Ho messo in Pinocchio come un becco di Firenze! Vai, stronzo, lo penso di me, d'accordo a forza!
forza a me. Cada a forza. Sì. Cada a forza, bellina. È un classico detto di certe parti della Toscana. Cada a forza. Io non vorrei essere, come dire, insistente, ma li richiamo. Sono troppo bravi, troppo ganzi. Questo non l'avevo mai sentito. È arrivato... forse il patriarca e la famiglia. Ma come? Ma i maschi a questi livelli siamo arrivati? I maschi che contro i maschi? A favore di quelle donne? Ah, mio Dio! Hanno fatto anche super donna. Nemmeno quella di andare. Oh? Sono super gay? Pronto? Sì, sono super gay, il vendicatore degli uomini e delle donne. Cioè, praticamente non ce ne frega niente né degli uomini e delle donne. Noi siamo gay e ci basta. Ecco. Stai a sentire. Ma i rotti coglioni te lo ridico a modino. Ah, sì, bravo. No, ti faccio il numero della questura, perché sono... Sì. Anche un cielo rotto, capito? C'è un cielo rotto? Un cielo rotto ora. Ce l'hai rotto? Sì, ce l'hai rotto? Il telefono sotto controllo. Ah, c'è il telefono sotto controllo? Sì. Io ce l'ho sotto il culo. Come la so messo? Mettiti il culo in bocca e anche nelle orecchie. Ma sì, ma guarda, solo lì, giusto lì, guarda, c'entra. Ormai, capito? Tutto il resto ormai? È una grotta. Sì, ci faccio il presepio a Natale. Oh, vai, super gay. Guarda, sono super gay. Oh, sì, caro. Se tu avessi il coraggio civile. Il coraggio civile. Vengo fra, sì. Guarda, vengo fra, sì. Tra 5 minuti sono sì, lì. Tra 5 minuti? Vengo io, vieni ma super maschio, vieni coraggio super civile di venire. Ho il coraggio civile. Guarda, sì, e lei il coraggio civile? Ma che cosa vuol dire coraggio civile, caro? Se c'è, cioè io ti do tante belle botte, non sai nemmeno da quale le pilli. Io non c'ho nessun coraggio in questo caso. Se mi è morta la moglie, se te vuoi vieni a trovare. Ma chi se ne frega se te morta la moglie, cosa c'entra? Scusa, vai, non sono fatti i tuoi, io ho i miei morti, tu c'hai i tuoi. Ma guarda, è morta la moglie. Quando hanno qualcosa, o c'ho un bano alla gamba, sono stato all'ospedale, c'è morta. Cosa c'entra con super maschio, super gay? Vedete, in questa famiglia alcuni l'hanno presa in modo abbastanza spiritoso, alcuni hanno risposto mezzo e mezzo, con qualche diciamo offesa che ci stava bene. Questo qui se l'è presa male. Ma perché? Chi gli ha detto nulla? Voglio dire, ci vuole spirito, no? Ci vuole spirito, Ecco. L'ultima cosa che fa è richiamarlo. E basta, no, per l'ultima volta, Giuro che è l'ultima volta. Giuro che è l'ultima volta. Ho fatto super maschio, super donna e super gay. Ora, che c'è? Che c'è rimasto? No, non c'è rimasto nulla. Vediamo un po' che si può inventare. Boh. Sì. C'è uno super bambino, no. C'è uno super bambino e io voglio vendicare l'onore dei pisellini, sì, c'è uno super bambino, ecco, e ora basta di picchiare bambini, basta di fare, di brontolare bambini, noi abbiamo diritto di fare tutto ciò che ci pare, tutto, sono super bambino, anzi super bimbo, che viene meglio, che c'hai da dire? Se sei da ottavo, te lo dico io, se sei da ottavo per davvero. Ottavo? Cos'è ottavo? Siamo stati all'ottavo. Io mi gioco di ottavo. Rispondi a me, testo di cazzo, rispondi a me, siamo stati all'ottavo. Sei ottavo? Ma oggi perché sono un bambino, non gioco dell'ottavo. Ottavo riparto? A te da bimbino, ti hanno subito ficcato il granatino nel buchino del culino. Sì, e la rima ce la metto anch'io, capito? Sì. Ah no? Pedofilo! Sì? Sì, sono super bimbo! Sei un pedofilo! Sì, c'è uno stafilo cocco nel buio del culo. Te lo dico io. Allora ridi anche te. No, perché sono un bambino, mi scappa da ridere. Sono un bambino. Mi chiamo Simone. Lo pigli nel culone. Sì, no, culino. No, culone. Chino. Perché Simone c'ha il bucone del culone, rotto anche da un bambino, c'ha culino. Gli aveva subito il calzino da piccino appena nato bellino. Sì, come Ciuccio. Il culino rotto. Sì, sì. No, non è vero niente! Ero sempre il super maschio! Il vendicatore dell'onore di voi, maschi ammosciati! Ammosciato! Ammosciato sei! Tu sei ammosciato perché non mi dai ragione, tu dai ragione al sesso opposto! E allora tu sei un traditore! Sarai passato per le armi! E le armi sono... Uccelloni! Sì! Vai! 314 non dice nulla. Di tutte quelle donne, e 140 watt di tutte quelle donne brutte lì che sì, si niente, noi abbiamo voluto abolire, l'abbiamo abolito noi 144, noi
Sì, noi già fatto, noi abbiamo fatto la nostra lotta civile! La nostra lotta civile! Noi siamo riusciti ad abolire il 144, quasi del tutto! No, l'abbiamo abolito noi, maschi veri! Perché non saremo più di farsi le seghe al telefono, capito? Noi vogliamo le donne! E te le vuoi le donne o no? Io sì. E allora va bene che siamo d'accordo, diciamo tutte e due la stessa cosa, ma non ti rendi conto? Però io rompo coglione la gente. Ma io voglio farvi sapere che c'è questa associazione, Super Maschio! Aderite tutti quanti contro lo strapotere delle femmine! Super Maschio, sarai vendicato! Maschio, sarai vendicato! Per la strada vestiva sulle 10.000. Sempre! Faccio la folla, faccio la gente! Migliaia di persone mi sentono quando dico queste cose! Tutti aderiscono! Ho tante persone dalla mia parte! Domani ci manifesteremo per la festa della donna! Ma che mimosa! Ma dimmi dove le fai perché t'ho mai visto! Le facciamo dappertutto! Tutta l'Italia sarà un'unica folla che grida! Super Maschio! Palle! Ma quanti mai ne spegni il telefono al giorno? Palle! Ecco. Basta. Basta così, può bastare però, cioè, quanti guaini spendo, cosa te ne frega, eh? Oh guarda, c'ho lo sponsor, tanto no, a questo punto super... Se non c'è il soldazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma me ne porto un... Ma se c'è il soldazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete il...